Allora, buonasera. Buonasera a tutti per questa chiacchierata intorno a una delle mostre più importanti, radicali del Novecento. È il 14 gennaio del 1969 e alla Galleria dell'Attico di Fabio Sargentini ci sarà una mostra del pittore Ioannis Kounelis. Ioannis Kounelis dirà sempre e sempre si autodefinirà pittore. Poi vedremo come si chiama, cioè qual è la titolazione di quest'opera scelta dall'autore, che non è 12 cavalli, è noi che per comunicare diciamo 12 cavalli, per comunicare nel senso proprio di comunicazione, didascalica. Prime annotazioni proprio semplicemente pratiche. La galleria è una galleria, si chiama L'Attico, la mostra avrà un vernissage e il pittore Kounelis esporrà una sua opera. La cosa che colpisce in genere quando affrontiamo un grande momento o stabiliamo e capiamo che è un grande momento nella storia dell'arte, in questo caso specifico, è quando tutte le convenzioni vengono attraversate, vissute, senza disubbidire a nessuna delle convenzioni. Cioè, questa è una mostra in una galleria privata, c'è un vernissage, il pubblico andrà, c'è solo un problema: tutte le convenzioni creeranno, direi, un disagio e allo stesso tempo una vertigine. Sono tutte rispettate, ma tutte seguono, spero poi di risultare chiaro, una logica onirica, una perfetta logica onirica, dove tutte le cose accadono come nei nostri sogni e le assurdità sono eccesso di significato. Oltraggio del significato. Che cosa voglio dire? Che noi ci rendiamo a una galleria privata e abbiamo la prima sorpresa. Questa galleria, che si chiama L'Attico, nel momento in cui ci rechiamo, siamo in via Cesare Beccaria 22, appena fuori dalle mura aureliane di porta di Piazzale Flaminio, della porta principale di ingresso alla Città Santa di Roma, per cui siamo fuori dalla Città Santa, appena fuori. È la nuova sede della Galleria L'Attico di Fabio Sargentini, via Cesare Battisti 22. È L'Attico perché? Perché in realtà chi arriva potrebbe immaginare, oppure per chi non conosce la storia di questa galleria, che questa sia una butata, uno scherzo, cioè io prendo un garage, lo vedete subito che è un garage, vi faccio vedere come venivano poi, come sarà l'ingresso dell'opera all'interno del garage, c'è una sala cinesca, e all'interno di un piccolo cortile c'è questa rampa, si scende lì, si scende per poter entrare. La rampa è questa, quella che vedete alla vostra sinistra, dove notate tre cavalli legati. Dunque l'ingresso è alla vostra sinistra, di dove guardate, si scende. La fotografia è fatta invece frontalmente nel lato più corto. Vedremo che il fotografo Claudio Abate si è messo qui non è rifilata il passamano della piccola scaletta che mette in una stanzetta tipo ufficio. I cavalli sono 4 a sinistra, 3 frontali e 5 nella parete di destra, dunque una somma di 12, come in una scena teatrale, come in una rappresentazione teatrale, sono frontalmente messi sinistra, centrale e destra. E il fotografo Claudio Abate scatta la foto, poi la foto viene rifilata per togliere il passamano della scala, così da poterla inquadrare come una pittura, come un perfetto quadro. Non ci sono al momento gli avventori, non ci sono i visitatori, è un assoluto pittorico. Diamo subito il titolo è senza titolo, tecnica 12 cavalli. È come dire senza titolo, tecnica tempera su tavola o tecnica mista su cartoncino. Questa è un senza titolo, vedremo cosa significa, tecnica 12 cavalli.
12 cavalli utilizzati dal pittore per comporre l'immagine, per comporre il dipinto, per comporre la rappresentazione scenica. Allora, chi arriva per guardare la mostra, per visitare la mostra, incontra un garage che si chiama L'Attico. Ho appena detto, non è una buttata, cioè non è una battuta del tipo faccio una galleria alternativa in un sottoscala underground e la chiamo L'Attico, scherzando sul fatto che in realtà è un garage. No, il nome, come nelle logiche oniriche, è un nome che è nato nel 1957, quando Bruno, il padre di Fabio Sargentini, e il figlio che ha 18 anni e ancora sotto la protezione e la benedizione paterna, inaugurano una galleria, come era solito accadere, in un buon, pulito appartamento all'ultimo piano, quarto piano, L'Attico, di Piazza di Spagna, al numero 20, dunque nel cuore di Roma, nel cuore della città e all'interno delle mura, cominciano l'attività di galleristi, l'attività comincia ad andare in crisi per ribellione del figlio, direi per disubbidienza generazionale, intorno al 66, quando le due gallerie si dividono, cioè la galleria si divide, Senior e padre, che vuole rimanere nella tradizione e nelle convenzioni, e il figlio Fabio Sargentini, che comincia ancora nell'Attico reale, ancora non soggetto alla magia nominale dei sogni, cioè degli avvenimenti e degli accadimenti, ad essere il solito tradizionale ultimo piano di Piazza di Spagna. Due anni di sperimentazioni che fanno esplodere la galleria, cioè non c'entrano più le opere, il Mai di Pino Pascali, ma ovviamente qui dopo tutto per scontato, le opere deflagrano e la vitalità è qualcosa di completamente nuovo, le opere cominciano a muoversi come in un sogno, a uscire dai loro schemi di controllo. E che accade? Prima di cambiare sede viene sfrattato. Credo che questo sia un momento importante della carriera di Fabio Sargentini, cioè lo sfratto. Perché è importante? Perché nel terzo numero della rivista Carta Bianca, la rivista, questo non è il terzo, è il quinto, per farvi vedere la nomenclatura, nella rivista Carta Bianca, il numero 3, ancora con Alberto Boatto, c'è una foto di Luca Maria Patella, che chiude il numero che è dedicato alla contestazione estetica, alla contestazione politica, e cioè alla ribellione, alla disubbidienza, in cui c'è un Fabio Sargentini seduto su una panchina di fronte a Piazza di Spagna, e c'è scritto Fabio Sargentini sfrattato dalla sua galleria, cioè cacciato dall'Attico, cacciato dalle altezze dell'Attico. Perché cacciato? In parte già dal padre che ha cambiato e se n'è andato, ma anche molto pragmaticamente dagli affittuari, che cominciano a vedere con angoscia, sospetto, mostre con animali vivi, pappagalli, gabbiette, terra messa nel pavimento, e cioè non funziona più la tranquillità di questa operazione del reale. Fabio Sargentini si rappresenta, si autorappresenta, scegliendo questa immagine, come un figlio al prodigo, ma direi come un figlio cacciato via dalla città. Mi intendo la città di Roma come città santa, come territorio sacrale dell'arte. Dunque la prima cosa da dire è che il nome rimane L'Attico, ma è diventato, come accade appunto nei sogni, è diventato un garage. Si è capovolto con una vertigine nominale, ma che in realtà svela la potenza di questo nome. In questo garage avvengono delle operazioni capovolte, perfettamente capovolte, che diventano assurde. Una galleria che si chiama L'Attico e che è un garage. Chi arriva potrebbe, non sapendo la storia, sorridere. Chi conosce la storia potrebbe avere tenerezza per questi figli cacciati, Cunellis, Pino Pascali non c'è più, è morto l'anno prima, e questo è anche un omaggio a lui, a uno spazio che avrebbe amato.
per la sua libertà assoluta. Allora, il garage è un luogo ideologico, è uno spazio ideologico, cioè uno spazio fuori dalle mura della città, sotterraneo, anti-attico, ma vedremo che ci si fanno mostre da attico, anzi da paradiso. È sintomatico in questa logica dei nomi che è l'ultima sede ancora attuale della Galleria Lattico e a Via del Paradiso. Mi sembra che nel destino di Fabio Sargentini ci sia un destino di magia dei nomi, della magia dei nomi. E anche qui è tutto giocato su questo. Allora il pubblico arriva a un garage, può sorridere perché dice, vabbè, le assurdità della nuova generazione, siamo nel 69. È la prima vera mostra che si fa all'Attico Garage, cioè l'attico divenuto garage. Mi raccomando, seguiamo la logica dei sogni, è come se in un sogno noi ci dovremmo trovare in una stanza invece una grotta, ci troviamo in una sala a fare una conferenza e siamo in mutande, e nessuno si accorge, ma il nostro imbarazzo è totale. E cioè chi arriva ride come per la buffoneria dei sogni o delle situazioni oniriche. È diventato l'attico un garage. Ho detto spazio ideologico, spazio rivoluzionario. Ma nella convenzione è una galleria privata. Seconda convenzione. Vengo a vedere una mostra. Ah, la mostra di un pittore, senza titolo, 12 cavalli, e la mostra è assolutamente imbarazzante. È un disagio. Direi che qui c'è uno dei punti nevralgici di questa mostra, prima di capirne il senso, cioè perché poi 12 cavalli. Ed è la messa radicalmente in discussione delle vanitose convenzioni dei vernissage. Quello di fondamentalmente appagare la nostra vanità intellettuale. Una famiglia, qui immaginiamo borghese, sono i frequentatori delle gallerie, non va il sottoproletariato della classe operaia alle gallerie, non ne ho mai visti, o non si vedevano in quegli anni ancora, a meno che non decidi di andare nelle catacombe e di diventare clandestino. Dunque dovete immaginarvi che il rituale della mostra è tutta in atto. Io torno dal mio lavoro, mi preparo, mi profumo, mi vesto perché è elegante, perché quasi, e poi faccio anche una cena, cioè ormai ne approfittiamo, nutriamo lo spirito e l'anima. È una divagazione che mi può compiacere, anche per un motivo, perché nelle mostre non accadono mai cose pericolose, i quadri sono attaccati, sono buoni. Io sono un contemplatore o un dominatore, non ho nessun tipo di problema, posso decidere addirittura di fare una cosa, mentre sono alla presenza dei dipinti, cioè dell'arte, posso anche bere e chiacchierare, posso anche rivolgere le spalle al dipinto, posso fare il cerimoniale, direi lusinghiero, della mia sensibilità artistica senza che venga messo a repentaglio il cerimoniale, la convenzione, anzi avendo una gratificazione che si esprimerà nel giudizio estetico. Mostrano male, quadri belli, interessante, certo qui bisogna, non sarebbe stato come pitturava una volta gli antichi, oggi non si pittura più, abbiamo tutto quello che è il frasario di coloro che ancora oggi vanno ai vernissage, cioè vanno all'inaugurazione delle mostre e che vanno fondamentalmente per rispecchiarsi nei quadri, per specchiarsi, rispecchiarsi nel senso narcisistico. Non credo che non ci sia molta altra funzione. Ebbene, immaginate, in una serata del 1969, 14 gennaio, entrare prima in un attico che è un garage, per cui già questo sembra di entrare in un sogno, e qualcosa tra Buñuel, il surrealismo e il dadaismo, e dall'altra all'interno le opere d'arte sono vive. Uno, sono vive, non solo sono vive, mettono, potrebbero mettere anche paura,
come violenza naturale, da una parte la puzza insostenibile, dall'altro il fatto che sfuggono al controllo, si muovono, scalciano, nitriscono e non dimentichiamolo, sono di una bellezza sconvolgente. Cioè sono belli, sono i cavalli olandesi, una razza spettacolare chiaramente, vedremo perché scelti questi, quindi vediamo entrare in questa foto, vedete Fabio Sargentini e Cunelis nella penombra che assistono all'entrata dei cavalli. Perché vi faccio vedere queste due foto quasi in maniera ossessiva? Perché queste due foto, questa e quella dei cavalli che entrano, sono le due foto ufficiali pubblicate nel quinto numero di Carta Bianca e che sono quelle scelte, chiaramente, una dal gallerista, che come avete notato è alleato a una nuova forma di arte, cioè Fabio Sargentini, che fa vedere l'attico, il garage, lo spazio ideologicamente rivoluzionario. La seconda, pittorica, non è questa perché questa c'è la ringhiera, la seconda è quella scelta da Yannis Kounelis. Dunque, nella rivista Carta Bianca, le due foto ufficiali, tutte quelle che vedremo adesso, non sono ufficiali, non sono scelte, non sono l'opera. L'opera consiste in due azioni: l'azione prima della messa in mostra dell'opera con l'entrata dei cavalli, la seconda con la visione contemplativa, anche perché noi qui siamo fuori, non siamo dentro la galleria. La galleria stessa, lo spazio, diventa spazio pittorico e noi non ci siamo. Non c'è una foto scelta da Kounelis con noi dentro. Ma la convenzione della mostra salta per il nostro disagio. Andare dentro un garage, che è già un garage, ma può essere spiritoso, può essere allegro, ma entrare dentro un garage dove sono stazionari 12 cavalli è un trauma. È un trauma di ribrezzo, è un trauma di lontananza, è un trauma di paura. E poi domande, tutto sommato, nell'ambito dell'assurdo. Cioè, se li compro, che faccio? Come entrano in collezione? Ma bisogna dargli da mangiare. Cioè, non è mai successo. Sì, è successo perché il collezionista succede che l'opera ti dà da mangiare. Intanto la pulisci, la accudisci, la tieni nell'ombra. Ricordatevi che siamo all'interno delle convenzioni, eh? Quando si dice che qui Kounelis vi costringe, costringe il visitatore a pensare, ti devi occupare, ti devi preoccupare dell'opera. Non è che l'appendi nel tuo salotto, immaginate all'ora del tè o del caffè avere il cavallo parcheggiato dentro il salotto dicendo questa l'ho appena acquistata dall'attico di Sargentini, che è un garage però si chiama l'attico, e dovete però procurarvi fieno e soprattutto, lo vediamo in alcune straordinarie foto, il problema della pulizia. Il problema, qui bellissimo, un Kounelis con Mattiacci un po' preoccupati, un po' anche loro sotto shock, perché non hanno previsto il potenziale di questi 12 cavalli, sono magnifici chiaramente, per chi ama poi l'arte sono più che magnifici. Allora, vi dicevo, bisogna dargli la piada, bisogna pulirli e poi fanno tutte, svolgono tutte le funzioni vitali. Anche questo è una vertigine di una logica onirica. Perché di una logica del reale onirica? Perché chi è collezionista sa perfettamente che deve accudire la propria opera, la deve proteggere dalla luce diretta del sole, e se la dà in prestito è uno stato d'ansia che si possa rovinare. L'accudimento dell'opera fa parte della grande, immensa civiltà della collezione, del museo e della manutenzione dell'opera. Immaginatevi il restauro. Immaginatevi quando per un terremoto perdiamo frammenti di un mosaico o frammenti di un affresco e noi abbiamo centinaia e centinaia di uomini che si occupano di accudire l'opera, di sanarla, di tenerla in vita. C'è un elemento che ci ricorda Kounelis: le opere sono di materia, sono biologiche in un certo senso, e cioè hanno bisogno di cure, di cure continue. Qui la cura ovviamente è immediata, perché questi sono vivi.
Allora, abbiamo una mostra, abbiamo una galleria, abbiamo una mostra, tutto avviene secondo l'ordine, ma tutto l'ordine cambia all'interno di quell'ordine, attraverso questa vertigine. Certo, sono stati cacciati questi figli, stanno fuori dal perimetro sacro e consacrato di Roma. Dunque è chiaro che qui questo spazio ideologico è uno spazio anche di lotta ideologica, cioè di distruzione della convenzione rassicurante, abbiamo detto, e compiaciuta della mostra. Viene la mostra e scappi, te ne vai e sei a disagio, in alcuni casi non sai come gestirla, anche perché non sai come guardarla, non sai cosa devi fare. Forse l'unico tuo riscatto è una ipervanità che ti dica non male, interessante come serata, è particolare, però in realtà in quel momento nessuno è in grado di poter svolgere una azione di questo tipo, perché lo shock visivo, olfattivo e tattile è fortissimo. Abbiamo un'opera totale, secondo una grande tradizione dell'avanguardia. Ma detto così, siamo appena sulla soglia dell'opera, non abbiamo detto nulla, abbiamo detto l'ovvio, in un certo senso. Abbiamo capito che tutte le grandi esposizioni, in gallerie private o pubbliche, tutte devono mettere radicalmente in discussione le convenzioni. Quello che è successo in tutta la storia dell'arte, sempre. Potremmo fare migliaia di esempi, ma ne farò uno solo. Legato ai cavalli. Allora, che cosa sceglie pittoricamente Kunelis? Allora, Kunelis sceglie i cavalli, cioè uno dei soggetti, dei motivi più classici, anzi quasi in maniera disgustosa, classicisti, che si possono immaginare, dai cavalli della sua terra greca che ha letto nell'Iliade, dei cavalli meravigliosi, poeticissimi di Achille, quelli che accudisce Patroclo e che piangono disperatamente per la morte di Patroclo, i quattro cavalli di San Marco, simbolo di Venezia, ma anche della traslazione dell'arte dell'oro dal Bisanzio a Venezia, il Gatta Melata, Paolo Uccello, il sogno del cavallo equestre di Leonardo da Vinci, le battaglie di Paolo Uccello, i cavalli di Velázquez, i cavalli di Delacroix, i cavalli di Jerry Cole. E c'è un particolare sicuramente forte. Jerry Cole ha fatto studi e dipinti continui di dietro dei cavalli, il retro dei cavalli. Perché? Perché c'è un elemento che noi oggi non possiamo più cogliere della mostra di Kunelis dei 12 cavalli. Non cogliamo, perché solo dal vivo si può cogliere, l'eros e la sensualità dei cavalli, cioè la forza erotica di questi animali, cioè la loro bellezza. Ah, il di dietro in Jerry Cole addirittura diventa un di dietro chiomato, sembra un quadro di Magritte, e cioè le code scendono come una sintesi di un'essenza di apparizione erotica di un di dietro con la coda, ma è un percorso che non svolgerei per non andare fuori pista, ma direi tra i più interessanti della storia del cavallo. Ma aver scelto il cavallo dunque fa parte ancora dell'ovvio, fa parte, come era successo sempre con lo scandalo dell'Olimpia, del fatto che il pittore dice: io mi sono attenuto alla tradizione. Che cavalli sono? Da dove vengono? Beh, direi che questo è un altro elemento semplice. I cavalli di Kunelis, ma io direi che gran parte della storia dell'arte contemporanea inevitabilmente viene dal cavallo più travolgente, rivoluzionario, assoluto, che si trova proprio a Santa Maria del Popolo, Cappella Cerasi, la conversione di San Paolo, dove notiamo subito alcuni elementi.
Da una parte il cavallo è senza sella e solo con briglia, come in Cunellis. Ma soprattutto c'è un dato. I 12 cavalli che vediamo sono 12 cavalli i cui cavalieri sono stati disarcionati. Sono cavalli che hanno subito il disarcionamento dei loro cavalieri, cioè il dipinto, il quadro o la rappresentazione equestre con il cavaliere a cavallo si potrebbe datare prima e dopo la conversione di San Paolo, cioè con questa catastrofica, straordinaria, umiliante caduta dalla superbia di San Paolo, un secondo prima e un secondo dopo, steso a terra, umiliato, con un gesto che anche qui dovete immettere nella logica onirica, cioè chi non conosce la fonte, cioè la conversione di San Paolo e la caduta da cavallo, entrando in questa chiesa, fermandosi davanti a questo dipinto, primo scandalo, anche per chi conosce la fonte, il protagonista è il cavallo, per cui la prima polemica che si può fare su questo dipinto è semplice. Il soggetto di un dipinto sacro è il cavallo, che occupa tutto lo spazio. Ma un altro elemento, chi non conosce la fonte evangelica, direbbe che l'uomo a terra sta adorando, invece che il vitello d'oro, il cavallo. Cioè che sta producendo una sorta di riconoscimento miracoloso con la luce e avendo tolto rispetto alla versione dei scalchi la presenza di Cristo, noi abbiamo un uomo a terra steso che allarga le sue mani in una stupefazione e per noi che siamo lì la stupefazione è il cavallo, è la bellezza, di nuovo il di dietro con la coda, il palafreniere, la sella caduta, che subito ci fa ricordare questi cavalli. Questi cavalli, credo che, primo elemento nuovo, hanno perduto i loro cavalieri, sono cavalli ribelli, cavalli non addomesticabili, cavalli come l'artista che li ha messi in campo. Quello che mi stupisce è che in realtà vi ricordo che poi quando voi entrate a Santa Maria del Popolo Caravaggio vedeva il pitturicchio, e cioè vedeva quel bambino che con le braccia stese cerca di, in tutte le maniere, di abbracciare la Vergine Maria, chiede soccorso, aiuto, e chiaramente è la regressione all'infanzia, bambino, cucciolo di San Paolo, che stende le mani per poter essere accolto dalle braccia della madre o del padre, in questo caso che è Dio Padre. Dunque questa caduta, che è quella che dovrebbe subire secondo Cunellis ogni uomo, cadere da cavallo diventa una metafora immensa della nostra superbia, della perdita della nostra altezza. Dobbiamo cadere da cavallo, precipitare. Allora, un'altra cosa che mi colpisce, ma questa è una breve parentesi, è che poi la edizione, la versione prima de Scalchi, dove vedete invece Cristo, il cavallo, nel momento che riceve lo spavento, è strano come questo poi abbia generato tutto Guernica di Picasso, il cavallo centrale, il movimento. Ho quasi l'impressione che i cavalli di Caravaggio siano entrati nell'immaginario, nell'inconscio così profondo da diventare determinanti. È determinante questo cavallo qui di Cunellis. Allora, noi ci troviamo in una mostra dove abbiamo delle opere vive, delle opere totali, dei ricordi d'arte molto importanti. I ricordi d'arte sono dati dal fatto che chi ha studiato storia dell'arte è stato ossessionato dai monumenti dei cavalli, dai confronti tra i cavalli, tra i monumenti equestri. Se poi gira per Roma è pieno di cavalieri a cavallo, da Garibaldi al Marco Aurelio, ed è bello arrivare fuori dalle mura di Roma e ritrovarsi tutti i cavalli disarcionati, senza più cavalieri e senza più sella. Ora,
La mostra a questo punto ha messo in discussione, abbiamo detto, tutte le convenzioni, ma le ha rispettate tutte. Un modulo classico, un tema classico, i cavalli, una galleria, la loro esposizione. Ma nella foto scelta da Kunellis c'è un problema. Non c'è il pubblico. Non ci sono gli avventori. Noi abbiamo delle foto che non sono quelle ufficiali. Questa, questa, questa. Sono fuori dall'ufficialità, sono intime. Qui abbiamo Kunellis a cavallo, uno a cavallo di uno dei cavalli. Attenzione, è un cavaliere qui, è a cavallo. Ha questo abito un po' particolare, un po' settecentesco. Lo vediamo qui, felice e sorridente, nel frame di un breve documentario. Vediamo in fondo l'accumulo di feci, la pulizia continua che richiede questa galleria, e ci chiediamo, ma allora, da dove vengono in realtà questi cavalli? Da dove proviene la felicità di Kunellis nel fare questa mostra? E rispondiamo adesso a questa domanda con soltanto un breve, brevissimo appunto. Pochi giorni fa, prima di pensare, di organizzare questa chiacchierata, ho sentito casualmente per telefono Luca Patella e Rosa Foschi, che erano presenti ai cavalli, avevano inaugurato la mostra all'Attico di Fabio Sargentini. Ebbene, alla domanda che cosa avete provato, ci sono due cose preziose, credo che Rosa Foschi mi ha detto. La prima è che quando Fabio Sargentini ci fece vedere l'attico del garage, sentimmo e provammo una sorta di felicità, di euforia. Era uno spazio che avrebbe generato opere. Dunque questo spazio ideologico avrebbe prodotto, provocato opere. Cioè sarebbe stato e si sarebbe rivelato uno spazio geniale, capace di suggerire soluzioni. Tanto che Kunellis, appena lo vede, dice: qui porto un mio mito, porto i miei cavalli, come se li avesse già sognati, programmati, pensati. Lo spazio dunque generava felicità. Alla seconda domanda, e la mostra dei cavalli? Un particolare a cui non avevo mai pensato. Era il 14 gennaio e lei, Rosa Foschi, mi disse una cosa: tutti pensammo al presepe. Cioè tutti pensammo a una cosa, a parte il divertimento della stalla e il gioco anche qui dadaista. In un garage metti delle macchine, parcheggi delle macchine. In questo garage hai parcheggiato una stalla facendo un salto temporale, cioè hai creato un'altra assurdità. Hai usato uno spazio del 1960 come se fosse una stalla del 1860. Ma l'altro elemento, a cui non avrei mai pensato sinceramente, era l'invenzione del presepe di San Francesco. Cioè, quando un'opera, una rappresentazione come quella del presepe, la faccio diventare un tableau vivant. Per cui San Francesco, dentro l'abside di una chiesa, dentro un'architettura tradizionale alle convenzioni, dice: portiamo un bue, un asile vero, una mangiatoia e un bambino appena nato. Chi arriva vede un presepe, ma a livello emozionale vede la vita, come se si fosse reincarnata e ripresentata. Dunque c'è un gesto di tradizione che accompagna il pensiero di coloro che frequentavano la galleria e che vedono il garage. Quando vedemmo i cavalli ci prese una sorta di euforia, era divertentissima, una stalla. Per un altro elemento, il profumo della stalla, il profumo dei cavalli faceva risorgere in molti di noi l'infanzia, perché siamo ancora in una fase di passaggio dove molti di loro
erano venuti e venivano da quel genocidio che sta avvenendo, che è la civiltà agricola, che è la civiltà contadina dell'Italia nel boom ormai degli anni 60. Dunque c'era un elemento poetico, memoriale e direi una traccia preziosa. Coloro che arrivano alla mostra e vengono a vederla, vengono a ritrovare qualcosa che hanno perduto per sempre. Potremmo dire banalmente la natura, l'elemento fisico con la terra, con il mondo agricolo contadino, ma questa è una traccia preziosa, madre perlacea, e cioè se la mostra fosse durata, domanda, quanto è durata questa mostra? Non lo sappiamo. Due fonti. Il regesto della galleria dice un giorno solo, 14 gennaio 1969. Il catalogo ufficiale, intendo di ricerca di documenti di Giorgio Maffei, dello studio bibliografico Giorgio Maffei, dice che per tradizione orale, cioè per racconti orali, tre giorni. Dunque noi abbiamo chi dice che per tre giorni poi i cavalli la sera ritornavano nelle stalle e poi arrivavano nella galleria come stalla, e che invece parla di un'apparizione unica e avvenuta un giorno solo. Ma dentro questa stalla avveniva una distinzione sociale fortissima, la distinzione tra chi apparteneva a una certa civiltà e gli avventori della galleria normali che si scandalizzano e escono via, se ne vanno via. Nella storia della tradizione questo è un presepe. La domanda è: che presepe? Cioè a quale testo sacro si riferisce? A quale rappresentazione? Beh, direi che se guardiamo come vestito Cunellis qui e se seguiamo la traccia di questo racconto, non c'è difficile immaginare, perlomeno non è stato difficile per me arrivare dopo queste indicazioni all'idea che il testo sacro che c'è dietro, che è un testo adorato da Cunellis, ci ricorda il suo vestiario che addirittura si è mascherato in questa maniera, che noi qui siamo all'omaggio all'ultimo capitolo dei Viaggi di Gulliver di Swift. E cioè che noi qui stiamo entrando nella stalla di Gulliver. Cioè, lo ricordo brevemente per chi non lo ricordi, nell'ultimo naufragio di Gulliver, Gulliver arriva in una terra sconosciuta. Ci sono degli inquietanti esseri che sono gli Yau, che sono come degli umani, ma sono pelosissimi, aggressivi, che appena lo vedono lo aggrediscono e lui deve scappare, rifugiarsi, ma questi con tenacia si mettono sull'albero e dall'albero pensano di poter defecare su di lui, lo vogliono aggredire. Arriva un albero, un cavallo che lo salva. Perché appena arriva il cavallo ha una tale sovranità, una tale forza di prestigio che tutti gli Yau si allontanano. E Gulliver conosce la civiltà dei cavalli. È una civiltà eccezionale. È una civiltà che non conosce la menzogna, che non conosce la frode, che non conosce il denaro e che ha un dubbio nei guardi di Gulliver, dato che è vestito con gli stivali, la mazzina, non lo riconosce come uno Yau, cioè un essere ignominioso come quelli che ha visto e che sono tenuti a bada nell'isola, e chiede chi è. E credo che chi di voi si ricordi la lettura straordinaria, la prima volta veramente sconvolgente di questo finale di Gulliver. Gulliver comincia a raccontare la sua civiltà, cioè con orgoglio dice: io sono un inglese, vengo dall'Inghilterra, siamo una potenza molto molto forte. Ormai siete forti, che significa essere forti? Beh, essere forti significa che hai vinto delle guerre. Che significa che hai vinto delle guerre? Il cavallo sembra un po' ottuso all'inizio per Gulliver. Non sai cosa sono le guerre? Beh, le guerre, quando tu sfidi un altro, le motivazioni possono essere tutte, possono essere anche delle scuse. Il cavallo chiede chi vince e chi ammazza di più. Semplice. Noi contro la Francia siamo arrivati in questo momento a 1 milione di morti.
Cavallo chiede: scusa, mi puoi spiegare un po' meglio questa assurdità che stai dicendo? Sì, noi abbiamo un vicino, attacchiamo lui e chi ammazza di più vince. Ma scusate, che significa ammazza di più? Come fate ad ammazzare? Ah beh, noi siamo, come vedete, a livelli superiori rispetto a voi cavalli, perché noi abbiamo inventato il cannone, le bombe, abbiamo dei fucili a ripetizione, abbiamo la dinamite, cioè noi possiamo in un attimo ammazzarne 100 di persone, noi possiamo mandare per aria un intero villaggio. E diciamo, noi inglesi siamo molto forti, ah poi abbiamo anche le colonie. Ma qui Gulliver si ferma perché la domanda, le colonie cosa fate lì? Comincia a rendersi conto di una storia di orrori su orrori. Le colonie sono delle terre innocenti e innocue che noi prendiamo, sfruttiamo, ammazziamo, prendiamo tutto. Più passano i giorni e più il cavallo è sconvolto dal racconto che dell'Occidente e dell'umanità sta facendo Gulliver. E c'è una domanda chiara: doveva arrivare? E i cavalli? Nella vostra civiltà? Beh, i cavalli in primo luogo servono per trainarci. Cioè, i cavalli servono tantissimo a noi per trainarci. Non siamo in guerra, muoiono, pur non partecipando alle nostre ansie di conquista. A un certo punto si accorge di dire: noi li castriamo anche. Quando sono vecchi li utilizziamo per dei lavori pesanti, in alcuni casi abbiamo delle vere macellerie per poter mangiare i cavalli. Il cavallo chiede: cioè tu mangi me? Ti nutri? Voi vi nutrite? Beh, cavalli, maiali, galline, polli, cerbiatti, daini, cinghiali, colombe, piccioni. E comincia pieno di sé a descrivere tutte le pietanze, gli unguenti, i sapori, ah, sui sapori dice, per alcune di queste spezie noi facciamo delle guerre coloniali. Noi mangiamo e divoriamo e massacriamo milioni di capi di bestiame ogni giorno. Gulliver più parla e più comincia a provare orrore di se stesso. Quando poi deve spiegare che cos'è la frode, che cos'è l'inganno, che cos'è rubare, che cos'è l'omicidio, che cos'è il tradimento, il cavallo sente che il vocabolario lui non ce l'ha e chiede: ma che città è la vostra? Cioè, da dove venite? Tu da dove vieni? Gulliver fa una richiesta: vorrei abitare con voi, non voglio più tornare tra gli uomini, non voglio più tornare tra gli uomini. L'idea, ma voi già sapete che purtroppo una mattina lo vengono a svegliare presto, lo vedono non vestito e lo prendono per quello che è uno Yahoo. E cioè gli dicono: ma scusa, tu sei uno Yahoo, ma in effetti non ci voleva molto a capirlo. Quello che hai raccontato è talmente terrorizzante, fa talmente disgusto che non potevi che essere uno Yahoo. Non puoi rimanere. Loro non possono costringere ad andare via perché accolgono tutti, ti invitano ad andare via. Lui viene invitato ad andare via e sapete che Gulliver va via e qui è la parte che interessa a noi. Quando Gulliver torna in Inghilterra, però è disgusto per gli uomini. Non può sopportare una cosa, di vederli, ma soprattutto la puzza degli uomini, la puzza dell'umanità. Tanto che si muove per le strade con una mascherina, uno straccio davanti alla bocca, all'interno metteva del tabacco o degli aromi per attutire l'odore nauseante. Il problema ce l'ha avuto purtroppo appena rincontrato sua moglie e i suoi figli. Lei ha avuto un deliquio e gli è venuto del vomito. Tanto che sono passati 5 anni da quando ha lasciato la terra dei cavalli e ancora non può mangiare insieme con la moglie e i figli, sulla distanza. Soprattutto c'è un problema che se loro toccano i suoi cibi, ovviamente lui non mangia carne, prova disgusto. Ma c'è una felicità, l'unica felicità: scendere nella stalla dove ha appena acquistato 2
cavalli. Lui ama questi cavalli e quando vuole essere felice scende lì, parla con loro, ma soprattutto dice una cosa: l'odore dei cavalli dello stalliere erano la consolazione della mia vita. E aggiunge: scendere a consolarmi con i miei cavalli in amicizia con loro era come salire in un attico in cielo. E dunque è come se noi in questo momento cominciamo, questa foto chiaramente mi sembra di rivedere Gadamer, sia come vestito, sia per il sorriso, sia perché non porta nessuna protezione. Dunque l'attico è il paradiso, è la fuga definitiva non solo dalla città, dal centro, dai rituali borghesi, della mostra e dell'arte, del compiacimento artistico. E anche, qui capiamo la fotografia, quella ufficiale, e anche fuga dall'umanità. Qui gli uomini non ci sono, non entrano. Non è che non entrano perché provano disgusto, come è successo nella realtà della prima, della serata. Non entrano perché Cunellis, con lo stupore di tutti, a cominciare da Fabio Sargentini e da Claudio Abbate, tutti chiedono a Cunellis: ma scusa, non diffondiamo le immagini della gente imbarazzata un po' tra i cavalli, cioè facciamo vedere quanto era sovversiva questa mostra? Per Cunellis non è sovversiva, per Cunellis è un atto politico, è un atto morale e politico profondo, e cioè la presa d'atto di una vergogna profonda, che è la vergogna della storia dell'umanità. E questi cavalli, nella loro bellezza, nella loro condizione di prigionia, perché comunque sono prigionieri, non sono più nell'isola dei cavalli, sono comunque stati salvati. Abbiamo detto che sono dei cavalli che hanno subito il disarcionamento e dunque sono santi, hanno una santità ancora più particolare, che è quella che tutti notiamo nell'occhio del cavallo di Caravaggio, o che notiamo nella bellezza di questo loro volgersi e guardarsi, estranei totalmente alla vera assurdità. L'assurdità è tutto quello che accade intorno ai cavalli, è quello che vedono loro. Tutto quello che riguarda i cavalli è ordine, pulizia, bellezza, ma soprattutto, ce l'ha insegnato Anna Maria Ortese, è l'impossibilità da parte di questi cavalli di poter esprimere il loro dolore e chiederci il nostro comportamento, cioè perché siamo così, che è la domanda che sembra aver generato l'intera mostra di Cunellis. Mi fermerei qui, grazie.